via Lamia, zona periferica di Nocera Superiore, è al centro oggi della segnalazione alla nostra rubrica Ufficio Reclami. Si parla di degrado assoluto. Via Lamia è divenuta tristemente nota nel 2014 quando in una casetta, che somigliava più a un tugurio, fu ritrovato il cadavere della prostituta Maria Ambra. Un omicidio efferato con la donna, il cui corpo fu fatto oggetto di sevizie e maltrattamenti, che venne ritrovata con un piede del letto ficcato in bocca. Oggi più di ieri quest'area di Nocera Superiore si presenta in una condizione critica, rifiuti abbandonati ovunque, discariche a cielo aperto, tratti dove camminare diventa quasi impossibile vista la presenza di sacchetti di plastica pieni zeppi di oggetti e materiale di vario tipo. Si sta creando quindi una sorta di isola del rifiuto dove tutti pensano di poter sversare qualsiasi cosa senza problemi. Si tratta di un'area, tra l'altro, che affaccia sull'autostrada Napoli-Salerno, che è conosciuta e delimitata da un ponte sotto al quale si ritrova di tutto e di più. In particolare si notano rifiuti speciali, ingombranti e materiale tecnologico fuori uso come computer, tastiere, monitor, registratori di cassa con tanto di codici attraverso i quali forse si potrebbe addirittura risalire ai titolari. Inoltre, dice il telespettatore, molti dei rifiuti presenti sono stati incendiati, lasciando non solo una lingua di plastica sull'asfalto, ma anche una puzza davvero fastidiosa. Via Lamia, essendo una zona dimenticata, poco frequentata, di sera diventa tra l'altro sede privilegiata di chi vuole nascondersi per drogarsi oppure per le prostitute che approfittano del buio e della mancanza di controllo per esercitare la loro professione. No, fa comunque fa paura. E vale pure a dove mettere i piedi.